arrivano da Russia e Giappone, dall'Europa e naturalmente dalla stessa Cremona, registrando il numero massimo di adesioni consentito. Sono gli studenti che partecipano al laboratorio di musica barocca al via presso il Conservatorio Cittadino e in prosecuzione fino a maggio, rivolto a cantanti e strumentisti interni ed esterni all'istituto. Attraverso lo studio dei trattati e attraverso l'esecuzione di brani specifici potranno approfondire lo studio, per esempio, di sonate per violino e basso continuo, oppure delle sonate partite di Johann Sebastian Bach per violino solo o per violoncello solo, così come arie tratte dal repertorio di Vivaldi, Albinoni, Monteverdi. Il progetto, coordinato dalla professoressa Longo, prevede un corso di musica d'insieme per voci e strumenti antichi inserito da quest'anno accademico nell'offerta formativa del Monteverdi e gestito dal maestro Luca Antoniotti. Sono previste poi alcune masterclass tenute da artisti di spicco, interpreti e studiosi della prassi esecutiva e del repertorio. Sonia Prina per il canto barocco rinascimentale, Enrico Casazza per il violino barocco e Paolo Beschi per il violoncello barocco. Quello che è interessante, avendo diversi tipi di cantanti e diverse personalità, è cercare di portare, esaltare la personalità del cantante attraverso il mood del personaggio dell'opera. Quindi si fa un lavoro chiaramente di interpretazione, partendo dal fatto che la tecnica dovrebbe già essere particolarmente tendenzialmente assodata, e si cerca di fare proprio un lavoro seguendo quello che il grande Monteverdi chiamava gli affetti. Al termine del laboratorio, cantanti e strumentisti si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Ponchielli domenica 12 maggio alle 18, concerto inserito nel cartellone del Monteverdi Festival. Un altro evento musicale con data da definire è in programma presso la chiesa di Santa Maria Maddalena.